Che esperienza è questa in nazionale? Ah, un'esperienza bellissima, gestire poi tra l'altro il gruppo che farà partite di World League, comunque una grande responsabilità, poi mi sembra che c'è una grande volontà, una grande motivazione, una grande disponibilità e questo rende il gioco ancora più facile. Qualche giorno di allenamento in Italia, poi una doppia trasferta che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione. Sì, abbiamo ora un buon periodo di preparazione, poi ci sono le due trasferte consecutive, Francia e Corea, dove l'Italia si presenterà con un gruppo diverso da quello che era a Firenze. Ci sarà qualcuno che scende con noi e comunque c'è massima disponibilità di questo gruppo sia in ingresso che in uscita. È chiaro che saranno comunque partite dove noi dobbiamo andare laggiù e cercare di vincere, perché comunque passa solo la prima, la miglior seconda, forse ci sono altri gironi dove le seconde faranno un bel po' di punti, quindi è meglio arrivare primi. Per il momento l'Italia ha 3 vittorie, per te personalmente, da Padova alla panchina della nazionale, un po' di emozione sicuramente. Sicuramente è una grande soddisfazione. Contentissimo perché tra l'altro sono entrato in uno staff affiatato e vabbè, meno male che conoscevo sia Mauro che Brugioni che Gianni, è stato molto più facile, adesso loro sono un po' in vacanza e io tiro avanti quest'altro gruppo, ma insomma una bellissima cosa che mi è successa e mi è capitata e quindi adesso l'obiettivo è far andare questo gruppo e farlo andare sufficientemente bene per vincere le partite.